Vorrei vedervi cadere come mosche. Andrea Scanzi, giornalista. Tutti i vaccinabili siano immunizzati con le buone o con le cattive. Matteo Bassetti, infettivologo. Mi impegnerò a staccare la spina ai pazienti non vaccinati. Carlotta Saporetti, infermiera. I rider dovrebbero sputare nel cibo dei Novax. David Parenzo, giornalista. Gli bucherò una decina di volte la solita vena facendo finta di non prenderla e poi altro che mi verrà in mente. Francesca Bertellotti, infermiera. Per loro non faccio più le corse, si arrangiassero. Stefania Trezza, infermiera. Io sono molto democratico, campi di sterminio per chi non si vaccina. Giuseppe Gigantino, dottore. Criminali Novax, Libero Quotidiano del 21 agosto 2021. Gli integralisti delle cure domiciliari, Zona Bianca, Rete 4. Soluzione campi di concentramento e camere a gas, Marianna Rubino, medico. Carrozze dei treni dove segregare i Novax, Mauro Felicori, assessore alla cultura Emilia Romagna. Ricoverare per Covid amici non vaccinati lo trovo uno dei momenti più straordinari dell'umanità. Mirko Ribul, medico. Li intubo senza anestesia, poi gli chiedo come stanno. Sara Dallatorre, infermiera. Sarò felice di mettergli le sonde necessarie negli appositi posti. Lo farò con un pizzico di favore in più. Cesare Manzini, infermiere. Come sorci resteranno chiusi in casa gli arresti domiciliari. Roberto Burioni, virologo. Non voglio essere infettata da loro. Alessia Morani, deputata del PD. Vorrei vederli ridotti a una poltiglia verdastra. Selvaggia Lucarelli, opinionista. Appello a non vaccinarsi e a morire e far morire. Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri. Prego Dio affinché i Novax muoiano velocemente. Giovanni Spano, vice sindaco di Villa Cidro. I cani possono sempre entrare, solo voi, come è giusto, resterete fuori. Sebastiano Messina, giornalista. Sono dei criminali, associazioni organizzate contro lo Stato. Matteo Bassetti, infettivologo. I Novax si paghino i ricoveri da soli. Alessio D'Amato, assessore alla sanità del Lazio. Novax fuori dai luoghi pubblici. Eugenio Giani, presidente della regione Toscana. Escludiamo gli evasori vaccinali dalla vita civile. Stefano Feltri, direttore di Domani. Stiamo aspettando che i Novax si estinguano da soli. Paolo Guzzanti, giornalista. Non vaccinati mettano un cartello al collo, sarà possibile scansarli. Angelo Giovannini, sindaco di Bonporto. I Novax sono terroristi e vanno sfamati con il piombo. Richiamate Bava Beccaris. Giuliano Cazzola, giornalista e candidato Europa Più. Ah, e gli odiatori sono gli altri, eh?